fare gli involtini di frittata ripieni sono 8 uova, 8 fettine di prosciutto cotto, 8 sottilette, 300 ml di passata di pomodoro, formaggio quanto basta, sale e pepe quanto basta. In una ciotola mettete le uova con il sale, il pepe e il formaggio. Sbattete con una forchetta. Mettete un mestolo del composto in una padella antiaderente. Appena si stacca dalla padella, rigirate facendo attenzione che non si rompa. A fine cottura verrà fuori una frittatina tipo omelette. Prendete la frittatina e mettete sopra una fettina di prosciutto cotto e una sottiletta. Avvolgete delicatamente e fermate con dei stuzzicadenti. Adagiate in una teglia gli involtini preparati e condite con la passata di pomodoro. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Una bontà per grandi e piccini. Buon appetito! Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al mio canale o a lasciare un like. Un grazie in anticipo!